Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi, da come potete vedere, sono in modalità estiva, dopo vari video in cui stavo in felpa. Oggi perfino i pantaloni corti. Ah, mi sembra di scialare. Ma vabbè, a parte questo, oggi abbiamo da aprire insieme qualche pacchettino. Ma andiamo subito a vedere. Allora, ragazzi, partiamo da questa che... Vabbè, praticamente è la mia, perché questa l'ho inviata io. Solamente che il tipo che me l'aveva comprata non aveva messo il numero civico e quindi mi è tornata indietro. Non la vuole più e me la tengo, va bene. Fosse stato qualcosa di valore, vabbè, 9 centesimi di carta. Per chiunque la volesse, la trova sul mio car market. Andiamo alle robe un po' più gustose. Allora, ragazzi, se vi ricordate, io a maggio ho partecipato al Remote Duel Extravaganza e ovviamente mi sono meritato la mia agognatissima carta promo, che finalmente posso vedere dal vivo dopo un po' di tempo. Ed eccola qua, ragazzi. Amabile. È veramente un peccato. Cioè, è tanto bella, però è comune. Ma vabbè, è una scelta di marketing un po' discutibile, però ok. Diciamo che non volevano fare una carta troppo di valore. Comunque, a parte questo, vabbè, andrà sicuramente in collezione Sealed, perché non ho intenzione di aprirla per adesso, considerando che queste cose Sealed valgono di più, e quindi per adesso la teniamo così. Poi saremo a vedere i prossimi giorni. Intanto devo capire come metterla dentro l'album. E vediamo se è perfetta. Sì. Dai, non è male. E andiamo al prossimo pacchettino. Che è, fidatevi ragazzi, è molto più interessante. Allora, passiamo a questo. Che dovrebbe essere la carta che tra le due ho pagato di meno. Va bene, grazie. Volevo utilizzare il coltellino, però mi sa che non riesco. Adesso non vorrei rovinare la carta. Perché... potrei dare anche di matto. Speriamo che l'imballaggio sia buono, eh? Poi fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di queste carte che ho acquistato, eh? Allora, dovrebbero essere tutte near mint, al massimo X, però X più. Le ho vinte tutte e due ad un'asta, ad un prezzo anche abbastanza buono, eh? Quindi non mi posso lamentare. Sicuramente però non me l'hanno regalate. Ok, la prima carta è Ojama King. Ma stavo per piegarla a metà. Allora, capiamo. Capiamo un secondo come... Ah, ok. Allora, è uno Ojama King in prima edizione, diciamo near mint, ha solo questi due puntini in alto, pure in inglese, sembrava fosse in italiano, invece... Ragazzi, è praticamente perfetto. Sul market non trovate niente del genere. Il back, da come potete vedere, è pulitissimo. No, ragazzi, c'ho paura pure a tenerla in mano. Fatemela rimettere subito in sleeves. Comunque considerate che è una carta che ha 15 anni, se non di più. E cioè, solo qualche puntino qua e un puntino qua sotto è tanta roba, eh. Ovviamente non è roba per LDD, però quando l'ho vista me ne sono innamorato. Cioè, la volevo e alla fine me la son presa. Ok, adesso mettiamola qua. Fatemi sapere cosa ne pensate, perché una roba del genere è veramente rara ai giorni nostri, soprattutto in queste condizioni. Rovinata la trovate, però neanche quella vi regalano più, eh, considerando che la gente la gioca in gotta. Allora, qui è un po' più dura. Bene, abbiamo un top loader, quindi mi sento molto più al sicuro. Comunque ho paura di beccare la carta, anche se dentro il top loader. Allora, mamma mia. Cioè, grazie ragazzi, cioè, hai fatto un bellissimo lavoro, però... ci manca solo che la rovino per tirarla fuori. Allora, penso l'abbiate già visto, eh? Vediamo un attimo le condizioni.
del back. Allora, partiamo dal back. Gli angoli sono praticamente perfetti. E bam! Allora, non è perfetta. Ha qualche segnetto. Dalle foto mi sembrava di intravedere qualcosa. Infatti ha qualche puntino qua e qualche puntino qua sopra. Però il back è perfetto. Anche questa pagata, perché l'ho pagata. Però comunque considerate che è italiano e prima edizione, e non si trova facilmente, quindi è tanta roba. È un ex molto buona. E anche questa, ragazzi, volevo darla via, ma probabilmente rimarrà in collezione. Poi in queste condizioni, delle prime edizioni, cioè, non si trovano. Sono un pochino triggerato per questo lato, però vabbè, me ne farò una ragione. E va bene, ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto con un commento quale delle tre carte preferite, perché sono tre bei pezzi da collezione. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i miei social per potermi seguire ovunque. Comunque, ragazzi, vi prometto una cosa: a settembre video collezione, c'è tanta roba. Diciamo che più o meno 4K di album buoni ci sono. E va bene, ragazzi, a parte questo, voi state easy. Noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!